Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di farvi vedere le ultime novità, gli ultimi acquisti beauty e qualcosina che ho trovato con i sali. Iniziamo subito con l'abbigliamento. Visto che me l'avete chiesto in tantissime, ho preso questa maglietta che, come potete vedere, è tutta completamente bianca e ha questo scollo abbastanza profondo, ma non tantissimo, ma ha la particolarità di avere, diciamo, non le spalle scoperte, ma dei tagli sulle spalle che lasciano appunto intravedere questa parte. Su questa maglia ho avuto tantissime richieste e vi dico che l'ho presa da OVS e l'ho pagata a metà prezzo, quindi anziché 7,99€ 3,99€. C'è anche in nero e in rosa, e adesso sto meditando di acquistarla anche in nero perché sto vedendo che la sfrutto tantissimo. Puffata da Telly Whale, non so mai come si pronuncia, e anche qui ho trovato cose a prezzi ottimi. Questo choker io infatti li utilizzo tantissimo, sono piena e non vedo l'ora di farvi il video con tutta la mia choker collection. Ne sto aspettando ancora uno che ho ordinato, mi sembra, la settimana scorsa. Quando arriva anche quello vi sparo il video, perché ragazzi sono davvero bellissimi. Ho preso questo choker qui tutto completamente in pizzo, adesso lo scartiamo insieme e ve lo faccio vedere indossato. Facciamo tipo un cambio choker in diretta. Ok, questo come potete vedere ha tipo il cinturino, cioè la chiusura regolabile. Wow, è carinissimo. Mi piace il fatto che si può regolare e quindi non dà fastidio. Ancora da Telly ho preso un leggings pantalone nero, ma ha la particolarità qui al lato di essere trasparente, vedete, tutto sulla gamba, 2,99€. Se mi seguite su Instagram, anzi precisamente sulle Instagram Stories, sapete che a inizio estate non ho passato proprio un bel periodo, perché ho fatto una storta e sono rimasta praticamente non stesa ma accovacciata per terra. Per fortuna in casa con me c'era mia mamma, che mi ha presa proprio e trascinata sul divano, perché ragazze io non ce la facevo, non riuscivo neanche a camminare. Proprio in quella settimana avevo fatto anche il wiki vlog, poi ve lo lascio giù nell'info box. Sono dovuta stare a riposo per qualche giorno, mi hanno richiesto una visita del fisiatra. Facendo appunto questa visita ho appurato di avere l'alluce valvo, e quindi a parte che mi è stata consigliata una suoletta che dovrò portare appena inizio a indossare le scarpe chiuse, quindi diciamo nell'autunno inverno, ma mi sono state consigliate per questa estate di portare solo determinati tipi di calzature, e sono le Valle Verde, perché hanno una suoletta un po' più comoda. Ho acquistato appunto ben due paia di Valle Verde e le ho trovate entrambe su internet, queste scarpe qui nere, questo tacco bello grande di 7 cm più il plateau, e sono carinissime, mi sto trovando molto molto bene, e queste penso di averle pagate 53€. Ci ho trovato su Amazon queste scarpe bianche qui, naturalmente sempre Valle Verde, tutto unito, quindi hanno questa sorta di zeppa, e queste le ho pagate pochissimo, tipo 30€, e per una Valle Verde, chi magari come me utilizza questo tipo di calzature può capirmi, sono davvero prezzi ottimi. Ok, finito con l'abbigliamento, vi faccio vedere tutte le cose di beauty. Sono passata da Lidl e come vedete ho acquistato questi due bagnoschiuma enormi From Bath Cream Care Moisting and Fragrant, che è questo bianco che ha un profumo buonissimo, e poi c'è questo verde che si chiama Green Harmony, e questo invece non mi piace tantissimo perché ha un profumo più stile pino silvestre. E le confezioni sono da un litro e hanno un prezzo ottimo e un inci ottimo, in quanto vengono circa 1€, 1,20€. Ancora parlando di Lidl, mi sono arrivate queste 4 acque profumate. Vi ho già fatto il video haul prime impressioni. Questa rosa è l'acqua profumata, gelsomino appunto e pepe rosa.
Questa verde è l'acqua profumata more e muschio. Questa verde acqua è l'acqua profumata zucchero a velo. C'è quella gialla che è l'acqua profumata iris e vetiver. Riguardo l'inci, come vi ho detto anche in quel video, hanno tutte ottimo inci. Tutte sono anche a base di succo di aloe vera 100% bio. Ancora parlando di Lidl, l'ultima volta che sono andata, ve l'ho sempre fatti vedere già in un video, ho trovato la linea I Provenzali Bio e ho preso tra tutti e 5 prodotti esposti due che mi hanno incuriosito tantissimo: il balsamo biologico riparatore all'aloe, che ha un inci ottimo e contiene il 15% di aloe vera bio per capelli sfibrati e deboli, quindi perfetto per me. E poi ho preso un prodotto che vi ha incuriosito tanto e che è il Deovapo biologico antiodore aloe come bio comanda, col 30% di aloe vera, lunga durata, delicato, no gas, no alcol, e con questo mi sto trovando davvero molto molto bene. Se li trovate questi prodotti, soprattutto il deodorante, io vi consiglio di prenderlo perché ho notato che rimane su 5-6 ore e non fa puzzare. Avevo poi bisogno di uno shampoo e ho preso da Panorama, quindi come vedete Panorama, questo shampoo lavaggi frequenti con lino e malva della nuova linea Arcalia, però bio. Io già vi avevo fatto un video sulla linea Arcalia e vi avevo detto che la maggior parte dei prodotti purtroppo non avevano un buon inci. Vi lascio il video giù nell'info box. Il 97% di ingredienti è di origine naturale e appunto, essendo uno shampoo, come vedete, lavaggi frequenti, è ottimo soprattutto in estate quando si suda tanto e si ha bisogno più di fare docce, di lavare i capelli, perché soprattutto i miei, che sono molto fini e lisci, tendono a sporcarsi più facilmente. Comunque è a base di acqua, succo di aloe vera, olio di lino, estratto di malva, estratto di avena. Tutti questi ingredienti sono di origine biologica, quindi ottimo prodotto. Passiamo adesso al make up e a dei prodotti che proprio non hanno un buon inci. Faccio una piccola premessa per le ragazze che mi seguono da poco: chi già conosce il canale sa che spesso per i prodotti labbra e per i mascara vi faccio un pochettino di eccezione, nel senso che non utilizzo sempre prodotti con ingredienti 100% bio. Ma e quindi, lette e viste le tantissime recensioni positive, ho preso due liquid lipstick di Astra, di Hypnotize Liquid Lipstick Non Transfer Long Lasting Full Courage. Ne sono di due tipi: 4 completamente matte e 4 satin. Inizialmente ne ho acquistata solo una, che è la numero 02 matte, ed è questa che ho applicata su in questo momento. È questo color malva, questo è il colore sullo scovolino e questo è lo swatch. Ha all'interno un pochettino di marrone e anche un po' di viola. L'applicatore è un po' particolare perché vedete, non è tutto intero e infatti è tagliato. Devo dirvi che questo colore, ma anche l'altro che vi farò vedere fra pochissimo, che appena vengono applicate si sente che il prodotto c'è. Poi bisogna farle seccare per bene e a quel punto tinta rimarrà intatta sulle labbra. L'unica cosa che ho notato è che tende un pochettino a svanire soprattutto all'interno delle labbra, però comunque per il prezzo che hanno vengono 4,90 euro, secondo me sono prodotti fantastici. Il secondo colore che vado ad applicare con voi è questo rosso qui, il numero 04, sempre della linea matte. È un rosso abbastanza intenso e io lo consiglio soprattutto da mettere con dei make up occhi nude, e infatti ve l'ho fatto vedere anche nel video, quello summer make up, ve lo lascio giù nell'info box. Questo è il colore sull'applicatore e questo è lo swatch. L'applicazione con lo scovolino è abbastanza semplice, mi trovo molto molto bene e come colore mi piacciono tantissimo.
Naturalmente entrambe le tinte labbra non hanno assolutamente un buon inci. Passiamo adesso a Catrice. Sono iniziati da qualche giorno i saldi negli espositori Catrice e ho trovato tantissimi prodotti ad un prezzo scontato di 1,99 €. Alcuni pochissimi con un buon inci. Ho preso questo smaltino qui, Noir Lacquer, Noir Classic è il nome. La colorazione, come potete vedere, marrone tendente un pochettino al viola. Ogni flaconcino contiene 10 ml di prodotto. Qualche mese fa, sono un po' in ritardo perché pensavo di aver perso questo prodotto, c'è stato uno sconto sul sito MAC. Infatti molti prodotti erano in promozione del 40% e anche in questo caso erano tutti prodotti che sarebbero usciti fuori produzione delle limited edition. Photographs by Helmut Newton. E di questa collezione ho deciso di prendere la mia prima tinta lab self portant. Il packaging, come vedete, è molto molto carino e il prodotto all'interno è così. Anche questo colore, come quello dello smalto, è molto molto autunnale. Questo è il colore, quindi un borgogna scuro. Lo scovolino è così, quindi arrotondato e che termina a punta, e questo è lo swatch. È un colore molto molto scuro, ma che quando è applicato sulle labbra cambia un pochettino. Adesso ve lo faccio vedere. Le mie labbra a fine video chiederanno pietà. Questo è il colore sulle labbra, sembra un pochettino scuro, ma in realtà tende più al viola borgogna. Mi piace molto, non è stato molto difficile applicarlo perché lo scovolino, essendo così a punta, facilita molto di più l'applicazione anche rispetto agli Astra di prima. Anche questo non ha un inci ottimo. Ho fatto poi un ordine da Sephora e penso che l'avete già visto dall'anteprima del video e dal titolo, questa palette qui è la nuovissima Huda Beauty, che potete trovare da pochissime settimane in vendita da Sephora. Questa è la Huda Beauty Textured Shadow Palette Rose Gold Edition. Questa palette non è per me, ma è un regalo che ho fatto a mia cugina, perché in questo periodo lei e la sua famiglia ci stanno aiutando tantissimo. È una palette tutta di colori caldi, ma mi interessava farvela vedere perché volevo leggere con voi l'inci. So che chi è indirizzato a comprare Huda Beauty non è molto interessata all'inci. La cialdina 24 carati, ad esempio, ha un inci abbastanza buono, anche se contiene dimeticone proprio nelle ultime posizioni. Dubai, Fling, Blessed, Rose Gold, Trust Fund anche contengono dimeticone e un po' più in alta posizione, e in queste troviamo anche il disodium e DTA. Black Truffle ha un buon inci, non contiene dimeticone. Poi Bossi, Flamingo, She, Be, Suede, Coco, Maniter, Enna, Sandalwood, purtroppo contengono dimeticone e anche cera microcristallina, e Mon Dust invece ha abbastanza un inci buono. Bene ragazzi, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete preso le tinte di Astra, come vi siete trovate, se avete preso la Huda Beauty e se vi piace, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione! Ciao!